Davide Feno, segretario regionale del SALPAR, e siamo tutti lavoratori della GEAS, che ha l'appalto delle pulizie dei treni. È un appalto che ha iniziato nel 2006, è vinto sia da Petrobazzoni che da Distanzio, e vinto con il massimo ribasso. Queste sono le conseguenze del massimo ribasso. I lavoratori senza il salario, senza la pagina, le tasse pagate dai cittadini vengono sperperate e non rimane niente per pagare gli operai. È un finanziamento effettuato sia dalla regione sia dallo Stato italiano. Da quanto siete senza stipendio? Allora, siamo 15 giorni senza lo stipendio, però è una situazione che si è ripetuta tutti i mesi. L'azienda come giustifica i ritardi negli stipendi? Non giustifica, è fantasma, non esiste. Non risponde a nessun fax. È un'azienda fantasma, non esiste un responsabile. Voi cosa chiedete alla fine? Chiediamo la regolare retribuzione del lavoro che viene svolto. E non che qualche impresa viene qua come questa, intasca i soldi, non paga i lavoratori. Con la scusante che ha fatto il massimo ribasso giusto per prendersi l'appalto. È un appalto a livello europeo, guarda caso non ha partecipato nessuna impresa straniera. Ci sono giochi che non quadrano. Chiediamo chiarezza, a questo proposito presenteremo un esposto alla magistratura.